guardando anche le signore da Belardi. No, dalla no, sotto, no. Da questa luce, il là un po' di dottore. Lo scorso 26 dicembre nel sisma hanno perso le case, le chiese, il lavoro e forse anche la speranza. Cari fratelli che vivete questi giorni di prova, non temete, a girare come ha fatto Sebastiano non lascia soli i suoi figli. Carissimi devoti, San Sebastiano risplende per tutti noi come fulgido esempio di fedele soldato di Cristo, che con grande fortezza d'animo proclama la sua ferma adesione al Signore dinanzi all'imperatore Diocleziano e per lui intimorito dalle minacce e dai tormenti affronta con grande coraggio la prova suprema del martirio. Cari voi, come il giovane Sebastiano non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo temere di dare la vita per Cristo, mettendoci al servizio di chi è provato dalla malattia, dalla solitudine, dal dubbio, dalla povertà e anche dalla disperazione. Oggi San Sebastiano è fiero di voi, carissimi devoti, è fiero di questo popolo che ha saputo rinunciare ai fuochi d'artificio per devolvere il corrispettivo in un'opera seria a favore delle comunità di Pennisi e Fiancata. È un gesto significativo, è un gesto di speranza. Molti sono i problemi e le sfide di questo nostro tempo. Fratello, fiore del Signore.